Ponte, grazie al quale circa 500 bambini tra i 6 e gli 11 anni hanno appreso in modo giocoso ed efficace come prendersi cura della salute dei propri denti e della propria bocca. Per comprendere le conoscenze e le abitudini di igiene orale e alimentare delle famiglie sono stati anche preparati dei questionari mirati, sottoposti e compilati dai genitori dei piccoli partecipanti. Con il progetto Benvenuti nella casa del sorriso partirà ora la seconda fase del monitoraggio. Nelle prossime settimane il Comune di Milano spedirà una lettera alle famiglie con bambini di età tra i 4 e gli 8 mesi, accompagnata da un questionario utile a individuare comportamenti a rischio, programmare futuri interventi di promozione della salute orale e prevenzione delle malattie della bocca fin dalla più tenera età. Si prevede di esportare questo progetto anche in quei comuni che, a costo zero, vorranno adottarne il modello. E siamo quasi pronti per, siamo pronti per accogliere la nostra seconda ospite di colazione in farmacia del giorno, la professoressa Daniela Carmagnola, che non è in linea perché si sente, ecco, appunto. Cerchiamo di collegarci presto con la dottoressa, con la professoressa Daniela Carmagnola, che ci parlerà di Benvenuti nella Casa del Sorriso, che è questo progetto, del Comune di Milano, e si inserisce, come abbiamo visto, all'interno di un progetto più ampio ed è volto a promuovere una cultura della prevenzione per quanto riguarda anche le malattie odontoiatriche, le malattie, le condizioni di le problematiche per quanto riguarda il cavo orale, i denti e tutto quello che ne consegue. Ovviamente quando si parla di bambini molte volte si ha siamo stati bambini tutti noi qualche problema con la dentatura, magari anche abusando di dolci ci possono essere problemi di vario tipo e chiaramente in collegamento con la professoressa Daniela Carmagnola, l'abbiamo adesso in collegamento, che è docente del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Milano. Parleremo appunto di Benvenuti nella Casa del Sorriso. Intanto, benvenuta a lei, dottoressa, professoressa Carmagnola. Dottoressa, va benissimo, grazie mille, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno. Dunque, parliamo di Benvenuti nella Casa del Sorriso, ma come prima cosa, visto che si parla di prevenzione, la prevenzione sicuramente è al fondamento della nostra salute per una vasta serie di condizioni, patologie e anche a maggior ragione la prevenzione è importante già dai primi anni. Quindi le chiedo che tipo di progetto ha creato il Comune di Milano per prendersi cura soprattutto dei suoi piccoli cittadini? Sì, allora, infatti io oltre a collaborare con l'università, in realtà collaboro con il Comune di Milano, con l'assessorato all'educazione e l'assessorato alle politiche sociali e diciamo che nell'ottica di una sempre maggiore attenzione da parte del Comune nei confronti dei temi della promozione della salute, che sono appunto tipici e caratteristici delle amministrazioni, no? Sì. Locali, abbiamo pensato di lavorare a 360 gradi su un concetto di promozione della salute e di prevenzione che passi attraverso una serie di informazioni, di eventi e di iniziative che in buona parte hanno come tema comune l'alimentazione e la prevenzione delle malattie della bocca. Sì. Uno dei progetti, quello che lei ha citato, Benvenuti nella Casa del Sorriso, di fatto si rivolge ai neogenitori. La Sì. scorsa estate siamo partiti con un progetto nei centri estivi, quindi nei bambini dai 6 agli 11 anni che frequentano i centri estivi del Comune di Milano Sì. e abbiamo fatto in 9 centri estivi un'iniziativa che era rivolta proprio ai bambini per spiegare loro, con una specie di gioco di ruolo, quali fossero i pericoli, diciamo, per il cavo orale, quindi quali fossero i comportamenti che potevano favorire delle patologie e quali fossero invece i punti principali della prevenzione. E abbiamo anche somministrato un questionario ai genitori di questi bambini. Dai risultati di questo questionario, di cui magari poi discutiamo dopo, Sì. comunque sono emerse dei punti che ci hanno spinto a ragionare su un'anticipazione delle informazioni che dovevamo dare e quindi siamo arrivati a questo progetto che è Benvenuti nella Casa del Sorriso, che si rivolge proprio ai neogenitori, a chi ha appena avuto un bambino, quindi a quelle persone
persone che sono più attenti e hanno più tempo per mettere in atto le manovre di prevenzione. Ecco, e ha citato questi questionari, cosa ci dicono? Che risultati vengono fuori dai questionari e dalle risposte ovviamente dei questionari? Allora, noi abbiamo indagato tutta una serie di ambiti, abbiamo valutato ovviamente il livello come dire, anche socio-economico e geografico delle famiglie di appartenenza, perché sappiamo che una serie di comportamenti sono più comuni in alcune fasce. Ecco, è crollato credo tutto nuovamente, va bene, cerchiamo di collegarci di nuovo con la professoressa Carmagnola, proviamo a rifare per l'ennesima volta la chiamata, stiamo facendo su e giù insomma dallo studio radio, meglio lo sta facendo Dario Rigon che ovviamente ringrazio per la pazienza, però oggi purtroppo è una giornata così, non si sa bene il perché. E dunque, stavamo parlando appunto di Benvenuti nella Casa del Sorriso, questo progetto del Comune di Milano che promuove soprattutto la prevenzione per quanto riguarda i piccoli bambini e soprattutto per quanto riguarda i neogenitori, quindi genitori all'esperienza magari anche del primo figlio, quando non si sa bene esattamente cosa fare, cosa non fare, ed è il periodo chiaramente nella vita di ognuno di noi e nella vita di ogni neogenitore con più sconquassi, si può dire, no? Perché entra questa nuova personcina nella vita delle persone e cambia totalmente quella che è la percezione di tutta la propria vita, e ovviamente per quanto riguarda i bambini bisogna stare attenti molto alla prevenzione. In questo caso stiamo parlando proprio di Benvenuti nella Casa del Sorriso, che mira alla prevenzione per quanto riguarda la salute del cavorale. Siamo di nuovo in collegamento con la professoressa. Sì, ok, perfetto, è caduta la linea. Sì, oggi purtroppo la linea non sappiamo bene perché, magari staranno facendo dei lavori da qualche parte, non lo so, ma la linea è molto molto disturbata oggi. Stavamo parlando dei risultati dei questionari, sì, cosa sì, ci dicono? Dunque, abbiamo scoperto che l'82% ad esempio dei bambini sono stati allattati al seno e che però il 29% dei genitori in contemporanea ha somministrato delle tisane zuccherate con il biberon, il 7% ha intinto il ciuccio nello zucchero nel miele. E quindi diciamo che già qua si fa in fretta di individuare delle abitudini molto 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 radicate tipiche dell'inizio della vita del bambino, che possono essere cambiate, perché sappiamo che appunto la somministrazione di bevande dolci con il biberon e intingere il ciuccio nello zucchero, nel miele, che a volte i genitori sembra una cosa positiva perché serve a calmare il bambino, ha degli effetti molto molto negativi, ha degli effetti molto negativi sulla bocca, perché il contatto prolungato degli zuccheri con i denti provoca delle situazioni disastrose. Queste carie precoci dell'infanzia sono delle carie che si sviluppano appunto in associazione a questo tipo di abitudini e che purtroppo richiedono una terapia che in molti casi si deve avvalere di una anestesia totale per togliere i dentini a bambini che non sono ancora collaboranti per l'età. Piuttosto che comunque dati relativi sono sempre dati autoriportati, ma la frequenza di carie, sappiamo che nei bambini quindi di questo campione, comunque erano 500 bambini, abbiamo avuto una risposta ai questionari del 65%, quindi molto alta, un 39% ha avuto delle carie e il 27% dei bambini ha sofferto di mal di denti. Questi sono bambini tra i 6 e gli 11 anni, l'11% ha avuto un accesso. Allora capisce che tra i 6 e gli 11 anni tutte queste situazioni, tutte queste malattie possono essere prevenute mettendo in atto delle manovre di prevenzione molto, molto semplici. Per di più l'utilizzo di zuccheri ad un'età così precoce abitua proprio i bambini all'assunzione dello zucchero, che non è una cosa a cui noi dobbiamo rinunciare assolutamente, ma che sappiamo anche per questioni
di altro tipo, non legate alla salute della bocca, ma al sovrappeso, all'obesità, sì, devono essere invece utilizzati con un certo rigore. Assolutamente, no, ma questo è chiaro, infatti molte volte si parla dell'eccesso di zucchero nelle merendine, per esempio, anche qui a colazione in farmacia ne abbiamo parlato altre volte, e devo dire la verità, il fatto che il 7%, io mi sono segnato questo dato, dei genitori avesse intinto il ciuccio nello zucchero, nel miele, e poi avesse ovviamente dato il ciuccio al bambino, è un dato che è abbastanza, si può dire, allarmante. Sì, diciamo che molto, è un'abitudine più legata ad alcune popolazioni. In Italia è abbastanza poco frequente, nel senso che è un comportamento acquisito quello di non fare questo tipo di cosa, però invece è allarmante, come diceva lei, nelle merendine, sì, nei biscotti e via dicendo c'è nascosto molto zucchero. Ecco, a me allarma di più il 29% che ha somministrato tisane con il biberon, perché invece la questione delle tisane, sì, che vengono vendute come dei prodotti calmanti, si trovano a volte anche in farmacia, è un po' più subdola e riguarda la popolazione a 360 gradi, poiché il genitore che compra la tisana, magari bio, magari con tutta una serie di caratteristiche, è convinto di fare qualcosa, non solo di dare l'effetto calmante, ma proprio di fare qualcosa di positivo per il bambino. Ecco, leggete sempre le etichette, guardate se c'è dello zucchero aggiunto in qualsiasi forma. Quella non è una bevanda che fa bene a vostro figlio, non è una bevanda che fa bene a vostro figlio, per tutta una serie di motivi che abbiamo comunque accennato prima. Chiaro. Quindi ecco, bisogna imparare veramente a leggere le etichette e capire che cosa si sta dando ai figli. Ecco. E non cedere anche. Infatti. e ogni tanto sì, una concessione di zucchero, per carità, però chiaramente non utilizzare le tisane zuccherate, soprattutto perché, come ha detto lei, magari è subdola la presenza di zucchero nelle tisane, uno è convinto di far del bene, invece magari riempie il proprio bambino di zucchero e poi ci possono essere diverse complicazioni, diversi problemi. Ma parliamo di Benvenuti nella Casa del Sorriso. Esattamente, che cos'è? Esattamente come si svolge? Sì, dunque, in pratica arriverà una lettera a tutti i neogenitori che quindi sul comune di Milano, sì, dall'ufficio dell'anagrafe risultano aver avuto un bambino negli ultimi mesi, riceveranno una lettera e con questa lettera ci sarà un questionario. Anche qui comunque, e qui appunto interviene un po' l'interesse anche scientifico con l'università di raccogliere dati, cerchiamo di capire, raccogliere alcune informazioni riguardo ad esempio le informazioni che i genitori hanno avuto sulle patologie del cavo orale, sulla prevenzione durante la gravidanza. Sì. In pratica, consegnando questo questionario nelle farmacie del comune, che si trovano sul territorio del comune di Milano, verrà consegnato ai genitori, grazie a degli sponsor, un pacchettino, una sacca regalo che contiene dei prodotti legati all'igiene orale per i bambini, ma soprattutto una brochure fatta dall'Università e dal Comune di Milano, che mette quindi per iscritto, con una grafica anche molto semplice da conservare in casa, alcune semplicissime regole da rispettare per appunto promuovere la salute della bocca. Quindi è una cosa del tutto molto semplice, insomma, sì, basta compilare il questionario e portarlo in farmacia, e poi in realtà la sacca dono viene data anche a chi non vuole compilare il questionario, però ecco, sarebbe molto utile appunto capire quale tipo di conoscenze, di abitudini le famiglie hanno, proprio per indirizzare i futuri interventi sia alle donne in gravidanza che, sì, comunque alle famiglie dei miei genitori, che ai servizi all'infanzia del comune.
E poi si riceverà appunto questo dono e questa brochure che noi ci immaginiamo, quindi tutte le famiglie milanesi metteranno in bagno e leggeranno molto attentamente, la daranno da leggere ai nonni, alle babysitter, a tutte le persone che si occupano dei bambini, perché poi molto spesso, come dire, non sono solo i genitori. Non è sotto la tutela di una sola persona, bensì sì. Di la scuola, le educatrici, i nonni, le babysitter, i vicini di casa, insomma tutti hanno delle buone intenzioni, però diciamo che se le buone intenzioni sono una caramella e un cioccolatino, alla fine della giornata pure le buone intenzioni il bambino insomma la sua dose di zucchero l'ha assunta. Ebbene, mi pare di ricordare che fosse George Bernard Shaw che diceva che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Ecco, adesso non vorrei esagerare, usando addirittura, parlando addirittura di inferno. Infatti, perché quello che poi deve passare come messaggio, perché sennò noi sembriamo dei terroristi, allora, no. Il messaggio deve essere questo, che non sono assolutamente vietati gli zuccheri, sia ben chiaro. In Svezia, io ho abitato per anni in Svezia, c'è un'abitudine che si chiama lördagsgodis. Lördagsgodis vuol dire le caramelle del sabato. Sì. Le caramelle del sabato sono un'abitudine per tutti i bambini svedesi. I bambini svedesi nascono e sanno che il sabato potranno avere una corona e andare a comprarsi le schifezze che vogliono e mangiarsele il sabato. Ecco. Perché il problema non è tanto la quantità di zuccheri, è vero, è un problema anche assumere tanti zuccheri, ma soprattutto per le malattie della bocca. Mm-hmm. Il problema grosso, ma anche per il metabolismo, è la frequenza di assunzione di zuccheri. Le faccio un esempio: se lei prende una tavoletta di cioccolato e se la mangia il sabato pomeriggio in un'unica soluzione, lei si è mangiata una tavoletta di cioccolato, ha assunto delle calorie, il suo corpo se la metabolizza, magari prima è andato a fare una bella passeggiata, o che meraviglia. Sì. La sera si lava i denti e va a dormire. Se lei prende una tavoletta di cioccolato, la divide nei quadratini della tavoletta di cioccolato e ne mangia un quadratino ogni ora durante la settimana, questo le procura dei problemi enormi a livello della bocca. Perché? Perché le carie, le carie della bocca sono il risultato della demineralizzazione dello smalto, che avviene perché in bocca ci sono degli acidi. Come si formano questi acidi? O introduciamo degli acidi direttamente, le faccio un esempio, il limone è un acido, l'arancio è acido, quindi questi sono degli acidi diretti, o perché noi mangiamo degli zuccheri e questi zuccheri dai batteri della bocca vengono trasformati in acidi. Però noi abbiamo anche delle grandi risorse, abbiamo l'acqua, abbiamo la saliva, la bocca è in grado di tamponare questi acidi e di riparare magari delle piccole demineralizzazioni dello smalto, soprattutto se utilizziamo un bel dentifricio al fluoro che chiude quei piccoli buchini. Ma per farlo la bocca ha bisogno di tempo. Quindi torniamo al concetto di frequenza. Se io mangio in un'unica soluzione, una volta ogni tanto, la festa di compleanno, il sabato, via dicendo, i dolci che voglio, perché non bisogna essere proibizionisti assolutamente, non succede niente se sono una persona ragionevole. Se invece sorseggio un po' di, io faccio sempre gli esempi agli adulti, ora si fa la colazione alle 7, si beve il caffè con lo zucchero alle 8, alle 9 si mangia il biscottino, alle 10 il cracker, alle 11 la mela e via dicendo così durante la giornata. E questo vale anche per i bambini: se non rispettano i 5 pasti, cioè colazione, merenda, pranzo, merenda, cena, che come vede hanno 2-3 ore di distanza almeno l'uno tra l'altro, dall'altro la frequenza di assunzione di zuccheri è tale che la bocca rimane sempre acida e quindi il bilancio è sfavorevole per la bocca, i denti si cariano. Ecco, e quindi si può dire... Questo è il primo concetto che bisogna far passare. Ecco, quindi si può dire che la carie è il primo problema quando si parla di salute del cavo orale per quanto riguarda i bambini? Sì, è il primo problema ed è un problema emergente, nel senso che nel corso degli anni noi abbiamo siamo riusciti a ridurre la prevalenza della carie, cioè la presenza di carie, ma negli ultimi anni sta aumentando in quelli che in lingua anglosassone si chiamano preschoolers, i bambini prima
che vadano a scuola, quindi nell'età dell'infanzia, sì, dagli 5 anni. Ecco, il dato è costante, è comune a molti paesi europei, in quelle fasce d'età sta aumentando. Allora bisogna che rifocalizziamo l'attenzione su questo tipo di bambini di età e sui loro genitori, perché a quell'età non sono autonomi. Quindi le scelte delle famiglie devono essere molto attente in quell'età. L'altro problema, mm-hmm, e qui introduciamo l'altro concetto, è quello del lavarsi i denti. Ecco. Allora, tenga conto che lavarsi i denti due volte al giorno con un dentifricio al fluoro, un banalissimo spazzolino, che sia normale, che sia elettrico, come si vuole, però per almeno 2 minuti è fondamentale. Sì. E i bambini vanno assistiti nel lavaggio dei denti, e nel famoso questionario di cui le dicevo prima, il 26% dei rispondenti dice che il bambino si lava sempre i denti da solo. Il 50% lo assiste a volte e solo il 20% risponde di aiutare quotidianamente il figlio. Allora, sì, i bambini diventano in tutto autonomi a lavarsi i denti, se sono stati istruiti fin da piccoli, verso la fine delle elementari. Poi non è che bisogna star lì anche di tutti i santi giorni a controllare, però bisogna vedere che il tempo dedicato, la tecnica dedicata sia corretta, perché poi se nei bambini il problema principale è quello delle carie, andando avanti con l'età, un problema invece molto importante è quello della gingivite e della parodontite, cioè di tutte quelle malattie legate ai tessuti che supportano il dente, le gengive, l'osso, che se si accumulano placche e batteri nell'adulto, soprattutto nell'adulto, provocano un'infiammazione che può causare la perdita dei denti a lungo andare. Quindi, come dire, con due o tre semplici concetti, ovvero mangiare poco frequentemente gli zuccheri, limitare gli zuccheri, spazzolarsi bene i denti, sì, si possono raggiungere degli ottimi risultati, mantenere i denti sani sia durante l'infanzia che durante l'età adulta e avere anche un controllo su uno dei fattori di rischio per tutta una serie di malattie. Ecco, è caduta la linea proprio quando eravamo in chiusura, però vabbè, visto che siamo praticamente in chiusura di trasmissione, proviamo a richiamarla velocemente giusto per gli ultimi saluti. Abbiamo visto i consigli che ci ha dato la dottoressa, la professoressa, dottoressa ha detto anche che poteva andare bene, ma comunque la professoressa Carmagnola, e ovviamente abbiamo parlato della salute del cavo orale e di prevenzione per quanto riguarda i bambini. Abbiamo visto che come dicevano le mamme, come dicevano le nonne, i nonni, tutti i nostri genitori, eccetera, eccetera, mangiare zucchero fa venire le carie, quindi abbiamo avuto la conferma scientifica di questa indicazione. Professoressa Carmagnola, mi scusi, proprio oggi abbiamo la giornata nera del telefono, abbiamo proprio 30 secondi per salutarci, perché pareva brutto non chiudere con un saluto, e io chiudo, oltre che salutandola, ricordando appunto di Benvenuti nella Casa del Sorriso. Credo che sia anche proprio una battuta finale, molto comodo tra virgolette per i genitori, perché devono far poco, direttamente il Comune di Milano invia queste comunicazioni, sì, o sbaglio? Sì, facciamo tutto noi come Comune, inviamo la comunicazione, non c'è nient'altro da fare che scegliere una farmacia di quelle vicine a casa e presentarsi con la lettera e il questionario e ritirare il proprio pacco di e la propria brochure. Per cui mi raccomando, tutti i genitori, sì, l'altra sera vedevo una serie alla televisione inglese, dita mozzate, poliziotti, cose del genere, poi il poliziotto la sera a casa con la famiglia, la figlia che dice: papà, vorrei qualcosa da bere, il papà gli risponde, il papà delle dita mozzate, poliziotto corroso, sì, tutto truce, dice: amore, hai appena lavato i denti, lo sai che dopo che si sono lavati i denti si beve solo acqua. E allora prendete esempio da questo poliziotto. Ecco, va bene, la ringrazio veramente molto per essere stata nostra ospite, per aver parlato chiaramente di prevenzione della salute dei bambini che poi crescono, e quindi della salute delle persone, chiaramente, in questo caso comunque nel Comune di Milano, e speriamo che questa iniziativa possa essere ripresa da altri enti locali e da altre amministrazioni. Sicuramente è molto positiva. Ancora grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. E con l'intervento e i consigli della professoressa Carmagnola concludiamo la parte di medicina molto turbolenta di oggi.